Conta il passato o il futuro? Conta il presente. Mi piace, l'ho fregato. No, immaginavo che cercassi una via di uscita. No, non è via di uscita. È proprio conta il presente. Il futuro non è dato sapere, soprattutto noi abbiamo un tempo limitato su questa terra che potrebbe finire in questo esatto momento. Il passato ormai è andato, quindi quello che conta è solo ed esclusivamente il presente. Ma tu non credi di essere quello che sei anche grazie al passato? Certamente, quello sì, però... E non credi che ti comporterai in base a quello che sarà il tuo futuro? È normale, però quello che conta di più è oggi, è qui e ora. Non ho smesso di pensare troppo al futuro. Cioè, nel momento in cui il futuro diventa un problema, smetto di pensarci. Nel momento in cui il futuro può rappresentare un'opportunità, è chiaro che ho degli obiettivi nella vita. Però non è che mi stresso o mi creo dei film mentali per un futuro che comunque non potrebbe anche non esserci. L'hai trovato il tuo qui e ora? Sì, assolutamente sì. Il mio viaggio stesso, che molti mi hanno criticato il fatto dei 1000 giorni, il fatto di avere una data di scadenza. Perché? A me mi ha dato la consapevolezza, perché dicono, un viaggio così come fai a dare una data di scadenza? Se ti fermi in un luogo devi poterlo visitare quanto senti, eccetera. Invece a me i veri 1000 giorni mi ha dato la consapevolezza proprio del qui e ora, cioè del fatto che in questo momento è un momento che non si ripeterà. Magari verranno altri momenti migliori, ma questo momento è unico e va vissuto per quello che è, qui e ora.